Il progetto si chiama Paese Liberato, è un progetto che attualmente raduna 30-40 persone, siamo in Lunigiana, perlomeno la sede del progetto lì, stiamo sperimentando la convivenza in due specie comuni, in cui ci sono 10 persone con due bambini sopra Ulla Tavernelle, si chiama Ripola la località, e un'altra casa invece sta a Bigliolo, che è sempre sopra Ulla, andando verso casa della Lunigiana, per chi conosce la zona. Niente, noi abbiamo l'intenzione di costruire una comunità basata sul mutuo aiuto, la condivisione, ecosensibilità, ecosufficienza energetica. Abbiamo l'intenzione appunto di trovare un borgo abbandonato da ripopolare, quindi stiamo cercando un borgo con almeno 30 ettari. Ne abbiamo visti un'ottantina e chi fosse interessato a sapere dei borghi abbandonati che si arriva solo a piedi, abbiamo un sacco di informazioni. Chi vuole andare a vedere sul sito, che si chiama paeseliberato.altervista.org, c'è parecchio materiale di foto di paesi abbandonati in tutta Italia. Abbiamo visto l'Abruzzo, la Liguria, l'Emilia Romagna, la Toscana, le Marche, il Lazio, abbiamo girato parecchio. L'unica che abbiamo guardato qua è il Piemonte, che stiamo anche analizzando, che è quello. Per adesso però la vita ci ha portato in Lunigiana e stiamo contattando, diciamo, sindaci. Cioè, stiamo cercando di creare anche rete, perché comunque noi facciamo tisane, erbe officinali, abbiamo cavalli, galline, detersivi, dentifrici. Diciamo che ci stiamo un po' provando a far tutto, formaggio, eccetera. E niente, chi vuole venirci a trovare ci contatti. E stiamo cercando qualcuno sul territorio con cui fare rete e fare iniziative anche culturali, teatrali, presentazioni di libri, eccetera. Tutto qua.